A ottobre 2021 ho pubblicato questo libro edito di Agostini, che è un manuale di educazione civica per le scuole medie, che si chiama The Rebel Toolkit, Guida la tua rivoluzione, e ha lo scopo di mobilitare, o meglio di risvegliare, o ancora meglio di tenere ben saldi quelli che sono i sentimenti primi di rivoluzione che ognuno di noi ha dentro di sé crescendo. Nel libro parlo della mia esperienza personale con gli animali, per esempio, rendendomi conto che avevo sempre avuto una profonda sensibilità nei confronti dell'altro animale non umano, e che però questo è stato fortemente represso e alienato nella mia vita, poi soprattutto dal mio contesto, dalla mia famiglia. E quindi racconto questa storia di quando avevo 10 anni, che una volta sono andata a liberare con il piccolo coltellino svizzero, a liberare delle reti di polpi che tenevano in acqua le persone in spiaggia dopo averli rapiti. E poi mi presi un cazzotto in faccia perché si resero conto che avevo dei precedenti di liberare cani in catene negli stabilimenti insieme ai miei fratelli, negli stabilimenti balneari. E quindi quello è stato, diciamo, un primo momento in cui, ripensandoci, mi sono resa conto che avevo già molto chiara poi una sensibilità animalista, un po' più per essere più precisa, antispecista, una visione multispecie, che poi insomma ho dovuto riguadagnare, però mi sono resa conto che era un istinto di giustizia molto, molto forte. Mentre nel 2019, dopo io mi sono laureata in scienze politiche e poi in diritti umani, nel 2019 ho fatto una tesi sul caporalato, quindi su come la prima battaglia, il primo movimento bracciantile migrante in Italia, quello del 2011 a Boncuri in Puglia, che poi ha portato alla prima legge contro il caporalato del 2011, appunto modificata poi nel 2016, e mi chiedevo come quel movimento fosse andato e cosa si potesse fare per migliorare. Nel 2019 quindi mi inizio a mobilitare contro le agromafie, lancio la campagna di informazione e sensibilizzazione Pomodori Rosso Sangue, che insieme ad alcune realtà in giro per l'Italia e il territorio facciamo una raccolta fondi e inizio a spostare all'inizio da sola in realtà e poi con un po' di gente. E lì appunto mi sono concentrata su questa tematica perché, dopo aver studiato diritti umani, avevo un po' la necessità di portare avanti una battaglia che fosse postcoloniale, cioè che avesse davvero un impatto sul mio territorio, sulla mia comunità, e non per forza andare dall'altra parte del mondo ad aiutare chissà chi, chissà come, chissà in che modo e con che strumenti. E quindi mi sono fatta questa domanda a cui è stato molto difficile rispondere, ovvero: qual è la mia comunità di appartenenza, a cosa appartengo, che cosa ha significato per me, che cosa ha significato proteggere. Molto complesso e non ho neanche risposto in toto ancora. Cos'è il caporalato? Magari diciamo due cose, che non è così scontato. Il caporalato è un sistema di mediazione illegale che regola la manodopera. Lo troviamo principalmente in agricoltura, ma anche in altri settori come l'industria o l'edilizia. Il caporalato è cambiato moltissimo negli anni, perché immaginatevi che è un modo irregolare di organizzare il lavoro. Il caporale è una persona che percepisce una tangente, uno stipendio, per mediare appunto tra il datore di lavoro e il lavoratore, la lavoratrice. E il caporalato classico ve lo dovete immaginare nelle piazze di dei paesini, in cui appunto una persona ci si incontrava in piazza la mattina per andare a raccogliere, e quelle persone che andavano a raccogliere, che avevano dei ruoli diversi, appunto c'erano i braccianti, i lavoratori agricoli, c'erano i caporali, che magari guidavano la macchina, il carretto, quel che è, per portare in campagna, però facevano parte in quel momento tutti della stessa comunità. E questo è molto importante da capire, per capire il caporalato che poi è venuto dopo, che è stato quello globale. Lo possiamo, diciamo, iniziare a considerare, ovviamente ci sono diverse analisi, diversi studi, però diciamo possiamo iniziarlo a considerare dalla distruzione della Jugoslavia, da quando è iniziata a cambiare un po' anche la migrazione dall'est Europa. Anche se ovviamente abbiamo tantissime vittime di caporalato anche di altri paesi del mondo, soprattutto l'Africa subsahariana,
E quindi in questo caporalato globale, questo caporalato nuovo in cui ci sono delle persone che evidentemente non appartengono ancora alla stessa, cioè non appartengono per etnia, per cultura, per lingua, banalmente non appartengono alla stessa comunità, appunto il ricatto e la violenza che le persone vittime di caporalato, che subiscono caporalato, ricevono è molto più forte, perché è molto più forte, è molto più difficile ribellarsi quando non fai parte della stessa comunità, quando non sai come funziona il sistema legale a cui appartiene. Potrei continuare mille ore, ovviamente, perché è l'unica cosa che so al mondo è questo tema, però insomma mi fermo. Allora, il caporalato è molto complesso perché bisogna inserirlo per comprenderlo in un sistema globale di sfruttamento del lavoro, in cui il caporalato c'è ovunque, la schiavitù contemporanea regge di fatto la nostra economia globale, i nostri sistemi globali, il fatto che ci siano così tanti, ci sono 60 milioni di persone ridotte in schiavitù al mondo e queste persone non sfruttate in schiavitù, ridotte in schiavitù, cioè non percepiscono nessun tipo di stipendio per il lavoro che portano avanti e queste persone, guarda caso, sono proprio quelle che reggono in piedi il nostro sistema economico così globale, così veloce, così pieno di risorse, prodotti, servizi. Questo va compreso e il caporalato va inserito là, va inserito in questa dinamica di lavoro sfruttato, di prezzi bassi perché gli stipendi sono bassi e di sfruttamento della terra, ovviamente. Inserito in questo contesto, bisogna davvero iniziare a comprendere il fenomeno per supportare le lotte di chi lavora la terra e di chi protegge la terra che lavora. E quindi schierarsi al loro fianco e dar loro il microfono affinché davvero possano ottenere visibilità e possano ottenere diritti sul lavoro. In questo lo Stato italiano ha molto lavoro da fare e lo sa, quindi mi rimetto alla loro competenza perché sa cosa deve fare da un bel po' di anni. Secondo me è molto bello The Harvest, che è una specie di musical che è stato fatto un paio di anni fa, non mi ricordo quando, penso sicuramente prima del 2019, forse 2018, ma non ne ho idea, non mi ricordo. The Harvest, che parla appunto della situazione dei lavoratori e lavoratrici sic nell'Agro Pontino. Libri, rimaniamo appunto nell'Agro Pontino, io vabbè, sono romana e quindi Lazio. Consiglio che secondo me davvero aiuta e apre tantissimo il fenomeno. Sotto padrone di Marco Mizzolo e poi ci sarà anche il mio libro sul tema che però esce a maggio, quindi dovete aspettare un po', non a maggio, a settembre prossimo, tra un anno, che racconterà un po' tutto. Allora, la legalità è l'istituzionalizzazione della giustizia e qui è un po' complesso il tema perché la legalità si deve sempre ogni mattina guardare allo specchio e chiedersi se le leggi che il sistema ha sono ancora giuste o se invece stanno istituzionalizzando delle ingiustizie, come spesso è il caso. E questo è il ruolo della democrazia, è quello di sapersi rinnovare, di guardare davvero alle leggi come uno strumento di liberazione e di giustizia e non come uno strumento oppressivo. Da lì, secondo me, si vede il valore reale di una democrazia, da quanto le leggi sono ingiuste. Sì, questo.